Cari amici e care amiche, buona domenica a tutti. Eccoci qua, ancora una volta, Homo sapiens sulla barricata dell'informazione, noi pronti ad accendere dei lumi lungo il sentiero della conoscenza. Che ruolo che ci siamo dati, eh? Allora, abbiamo con noi ancora una volta, e siamo molto felici di questo, Guido Salerno Aletta, che cioè, i fedelissimi lo conoscono, sanno benissimo chi è. Comunque Guido Salerno Aletta è un grandissimo esperto di mercati internazionali e così via, fa l'editorialista per molte testate, tra cui Milano Finanza, Teleborsa, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tuoi libri in giro, Guido? Guarda, io devo dire la verità, ho scritto un pamphlet qualche anno fa che si intitola Contro il colonialismo finanziario. Devo dire, ha avuto un grande successo, nonostante fosse più un instant book che non un libro di riflessione. Sai perché io cerco di non scrivere un libro? Perché è meglio avere un contatto il più possibile corrente con i lettori piuttosto che affliggerli con come dire, con un tomo di centinaia di pagine. Cioè io sono convinto che il colloquio continuo, l'aggiornamento, l'approfondimento sia più utile che non questa, diciamo così, questa volontà di saggistica e di recuperare un po' tanta memoria tutti insieme. Non è escluso che lo faccia, però preferisco essere più vicino ai lettori e agli ascoltatori piuttosto che obbligati a leggere centinaia di pagine. Va bene. Allora, per il momento, cari lettori, cari ascoltatori, ve lo dovete godere così di quando in quando, d'altro si schermi. Allora, Guido è qui con noi stasera per affrontare dei temi molto contemporanei. Il dollaro che fa? Traballa, un po' sì, l'euro. Un po' di più forse del dollaro, no? Sta perdendo. E poi c'è questo, non è un nuovo arrivato perché c'era pure prima, però la guerra sta portando, sta acceso un riflettore sulla valuta russa, la quale in questo momento sta godendo di una buonissima performance, cioè è aumentato di 12,2, non si sa, va. Diversi dati circolano, poi dipende anche dal periodo di riferimento, ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque di questo parleremo. Da dove cominciamo? Dalla Fed, dal dollaro, da re dollaro. Come sta re dollaro? Come sta? C'ha la... Come sta bene oppure non sta tanto bene? Glauco, intanto grazie ancora per consentirmi di illustrare quello che secondo me è la situazione molto complessa dell'economia mondiale e un po' parlare di che cosa sta succedendo al dollaro da un anno a questa parte e quali sono le conseguenze sull'euro. C'è diciamo, un modo di fare ormai dei banchieri centrali che è quello di annunciare le loro politiche e annunciarle assai prima di prendere le decisioni concrete. Quindi si tratta di dire al mercato: guardate che noi ci orientiamo verso una stretta monetaria, verso un rialzo dei tassi, verso una riduzione della liquidità. E quindi, man mano che le decisioni vengono prese, in realtà il mercato, essendo già stato avvertito, non subisce diciamo, un contraccolpo, non è una novità, non è una sorpresa. In teoria, le banche centrali dovrebbero adottare delle misure che sorprendono il mercato, così si faceva fino agli anni 50, 60. C'era grande riserbo e a un certo punto le banche centrali tiravano giù la mazzata in un senso piuttosto che un allargamento nell'altro. Adesso invece c'è questa
tendenza a orientare il mercato in maniera tale che quando le misure, in questo caso di restrizione monetaria, vengono prese, praticamente il mercato ha già scontato queste manovre. Ecco, che cosa sta succedendo? Che da un anno a questa parte la Federal Reserve ha già fatto presente che questa straordinaria accomodamento monetario che era stato condotto per tutto il biennio della pandemia era arrivato al termine e quindi si accingeva ad una manovra restrittiva. Questo ha fatto sì che già da un anno a questa parte, da aprile dell'anno scorso, c'è un orientamento anche da parte delle valute un po' sussidiarie. Io ho un po' soprannominato l'euro come una sorta di paggetto nei confronti del dollaro. Stanno perdendo di valore perché i capitali sono attratti dal dollaro, perché prevedono un aumento dei tassi di interesse che, essendo superiori a quelli in corso in Europa, naturalmente essendo più favorevoli, portano a disinvestire dagli impieghi in euro e andare verso il dollaro. E tutto questo, questa operazione di annuncio e di restrizione monetaria da parte della Fed, ha danneggiato gravemente l'economia europea, perché siccome i prezzi delle materie prime, i prezzi dei prodotti petroliferi o energetici in generale sono prezzati in dollari, tutte le volte che l'euro si svaluta nei confronti del dollaro, noi abbiamo in tasca l'euro, dobbiamo pagare di più queste importazioni. E questo è particolarmente grave per quanto riguarda l'Europa, perché da un anno a questa parte l'euro si è svalutato quasi del 20%, passando da 1,22 a 1,05, e si sta avviando alla parità con il dollaro, e questo vuol dire che noi paghiamo, rispetto agli americani che hanno il dollaro come propria moneta interna, paghiamo le importazioni il 20% in più, il che vuol dire che importiamo inflazione molto più che gli Stati Uniti. Questo vuol dire che l'inflazione europea diventa assai più alta, assai più complessa da gestire rispetto a quella americana. Ecco, questo è uno dei fenomeni che è la conseguenza della forza del dollaro di essere la moneta guida del sistema monetario internazionale. E questo la dice lunga anche, diciamo, della incapacità della BCE, della incapacità dell'euro di essere quello che si era immaginato nel momento stesso in cui fu istituito, perché abbandonare le valute nazionali per avere una valuta unica europea voleva dire abbandonare delle piccole monete che non erano capaci di resistere alla forza del dollaro, e quindi istituire una moneta forte in grado di sottrarsi dalla cosiddetta tirannia del dollaro. In realtà la BCE non ha fatto nessun passo, avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare dei passi proprio per evitare questo squilibrio che sta danneggiando le economie europee. Ecco Guido, tu scrivi delle parole dalle quali appare il fatto che secondo te alla BCE non è che ci sia gente, diciamo, all'altezza della situazione. Vabbè, almeno questo credo di aver capito, infatti adesso lo faccio. Come mai? Cioè, questa cosa da che dipende? Dal fatto che sono più bravi gli americani, oppure ci sono dei legami che costringono gli europei a stare un po', diciamo, all'obbedienza? Guarda, la moneta è un fatto politico. Dietro la moneta in genere ci sono degli stati. Gli stati hanno degli interessi, hanno delle strategie. Dietro l'euro in realtà c'è stata questa idea di creare una moneta forte, una moneta capace di rendere l'Europa immune dalle politiche monetarie americane, perché c'era un segretario al tesoro americano, Connolly, che disse: il dollaro è la nostra moneta, ma è un vostro problema.
Quindi per dire che l'America usa il dollaro come strumento della sua strategia politica e l'Europa invece non ha un uso strategico dell'euro. Cioè praticamente usa l'euro solo come moneta comune all'interno dei diversi paesi, solo per evitare che qualcuno svaluti e faccia un po' il corsaro, come era uso fare l'Italia con la lira nei confronti del franco francese piuttosto che del marco tedesco. Ma al di là di questa capacità di evitare le svalutazioni competitive fra le diverse economie europee, non è andata. Anzi, vedi, Glauco, c'è di più e c'è di molto peggio, perché se l'ambizione era quello di abbandonare le monete nazionali per avere una moneta unica capace di confrontarsi col dollaro, in realtà la prima sciocchezza è stato quello di non capire che nel momento in cui si abbandonavano le monete nazionali, la speculazione, non potendo più appunto forzare i rapporti di cambio, si è semplicemente spostata sui titoli di Stato. Cioè i titoli di Stato sono il materasso comodo su cui si vanno ad accomodare le correnti speculative per fare denaro. Cioè prima lo facevano speculando contro la lira, ma almeno Banca d'Italia poteva o avrebbe potuto o era in condizione comunque di lavorare sul tasso di cambio, di lasciare scivolare il cambio della lira piuttosto che aumentare il tasso di sconto e quindi trattenere i capitali. In realtà nel momento in cui abbiamo fatto da una parte il trattato di Maastricht e quindi abbiamo impedito alle banche centrali di sostenere in qualsiasi maniera i debiti pubblici e dall'altra parte abbiamo fatto la moneta unica europea, in realtà non c'è nessuno che difenda né i debiti pubblici né tantomeno l'euro. Cioè noi dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a un fallimento, è un fallimento culturale, un fallimento politico, un fallimento istituzionale. E c'è tutto questo buonismo nei confronti della BCE, questi salvatori dell'euro, queste persone così capaci che ci dicono sempre dall'alto dove dobbiamo andare, sempre con il ditino, con l'indice puntato verso l'alto, adesso vi faccio vedere anche il mio, e ci dicono dove dobbiamo andare. In realtà sono assolutamente incapaci di affrontare i problemi concreti. Quindi sono 20 anni che noi ci troviamo di fronte al problema dello spread, che è la differenza di tassi di interesse sui debiti pubblici fra i migliori paesi come appunto la Germania e l'Italia, che fra i peggiori dopo la Grecia, e quindi tutta una politica che è del tutto inutile rispetto a quello che è il senso di una moneta unica. Voi immaginate che ci siano negli Stati Uniti dei tassi di interesse diversi sui titoli o sulle emissioni che vengono fatte per esempio in California piuttosto che in Florida piuttosto che nel Texas? Ecco, in Italia, in Europa, in Francia, in Germania noi abbiamo dei tassi nazionali che fanno sì che ci siano delle competizioni fra economie che non hanno nessun senso nel momento in cui abbiamo la stessa moneta. Cioè quando c'è un dollaro, tutta l'economia americana degli Stati Uniti paga gli stessi tassi, non è che ci sono tassi diversi per ciascuno Stato federale. Invece noi siamo riusciti ad avere, come dire, il massimo della impossibilità di governare l'euro e il massimo dell'impossibilità di governare i debiti pubblici. Questo è un grande fallimento e questo è una colpa di questa grande presunzione politica di aver voluto fare una moneta unica senza avere uno Stato federale, senza avere un apparato statuale come è tipico ed è necessario per avere uno Stato. Senti, scusa Guido, io devo riporti la questione perché vedo che ci sono diverse domande che sono, diciamo, riassumibili poi in questo. Cioè, prima dicevo, questi signori, tra cui anche Draghi, va bene, cioè rispondono a degli ordini oppure
non sono all'altezza. Ma guarda, ci sono, primo luogo, questi difetti genetici. Cioè, quando io creo una moneta senza uno Stato, e ci sono tanti Stati che hanno interessi completamente diversi, è chiaro che questa è una moneta di nessuno oppure la moneta del più forte. E questo è il primo punto. Secondo punto, quando noi ci troviamo di fronte ad una crisi del 2011 e poi del 2012 con questa famosa frase che ricorre in continuazione, whatever it takes, pronunciata da Mario Draghi a Londra, ecco, queste correnti speculative che colpivano l'Italia, colpivano la Spagna, colpivano i nostri debiti pubblici, dopo che l'Italia aveva fatto delle manovre colossali da parte appunto del governo Monti. Ecco, perché e come si è reagito a queste misure, a queste provocazioni del mercato? Si è reagito nella maniera peggiore possibile, perché questo acquisto indiscriminato di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, che ha comprato non solo i titoli italiani che erano sotto una pressione violenta da parte del mercato, non solo quelli della Spagna, ma anche quelli della Germania, che non aveva nessunissimo bisogno di vedere questi acquisti da parte della BCE, ha fatto sprofondare il pavimento di tutto il sistema dei tassi di interesse. Cioè la manovra fatta dal QE di Mario Draghi ha creato la condizione dei tassi nominali negativi, che è una catastrofe per tutti i sistemi finanziari, perché ha distrutto il sistema bancario, perché ha distrutto i sistemi assicurativi. Stai parlando di un incompetente. Ma no, ma perché? Ma vedi cosa succede? Che noi abbiamo questa idea della neutralità della Banca Centrale Europea rispetto agli Stati. Allora, quando si compra, si deve comprare per tutti. E comprare per tutti, ci sono paesi come l'Italia che erano oggetto di speculazione, paesi come la Germania che non lo erano. Allora, quando si compra in maniera indiscriminata, quando ci sono invece delle grandi discriminazioni da parte del mercato, e io faccio scivolare tutti i tassi di interesse, tutti insieme, io non applico una misura correttiva, non applico una misura asimmetrica, ma in questa maniera ha distrutto tutto il mercato. Ha distrutto il mercato. Bisognava correggere e evitare che la speculazione colpisse paesi come l'Italia o come la Spagna, non andare a comprare i titoli come quello della Germania, che non avevano nessunissimo bisogno di farlo. Quindi ci sono delle ragioni di carattere statutario. Lo stesso trattato dell'Unione Europea dice che gli Stati non devono avere nessun beneficio e nessun aiuto da parte della Banca Centrale Europea. E quando la Banca Centrale Europea agisce in una maniera talmente, come dire, incomprensibile dal punto di vista della logica, perché ha distrutto il sistema bancario, perché quando una banca riceve il mio deposito di 100 euro e lo va a impiegare in titoli anche italiani piuttosto che francesi o piuttosto che tedeschi, e si vede restituiti meno soldi di quelli che ha impiegato, è chiaro che questa banca viene messa in grandissima difficoltà, perché a me deve restituire i 100 euro, mentre quando lo Stato tedesco, lo Stato italiano restituisce un buono, glielo restituisce a 98, a 95, quindi ha creato delle condizioni talmente assurde che veramente sono da distruzione di un mercato. E questo è quello che stiamo pagando. Noi stiamo pagando il fatto che abbiamo dei tassi di interesse ancora negativi in Europa, e l'ultimo è stato il marco tedesco, che sono troppo distanti da quelli americani. Cioè, noi abbiamo creato un mercato europeo che è un mercato che ha distrutto, come dicevo prima, l'intermediazione bancaria, ha distrutto il sistema delle assicurazioni, il sistema delle mutue. Come si fa a dire qual è il tasso, qual è il capitale che serve per assicurare una rendita, quando il tasso di interesse è negativo?
Allora, se diciamo bisogna assicurare una rendita del 5%, il capitale è 100. Se questa rendita si dimezza, allora è chiaro che bisogna mettere un capitale diverso. Ma qual è il capitale che dà una rendita negativa? Un capitale infinito. Cioè, i danni che sono stati fatti in questo ultimo decennio sono veramente gravi. E io non posso che tornare allora, perché guarda, tu sei molto gentile, ci descrivi il chi, il come, il dove, il quando, però io non posso non tornare. Perché a chi fa comodo che un uomo che è stato al timone si è comportato in quel modo? È un incompetente? Oppure ci sono degli interessi altri, secondo te? Allora, la verità delle verità. Allora, quando i mercati hanno colpito con violenza infinita l'Italia, la Spagna nel 2012, è perché volevano soldi. E che cos'è il QE? Il QE è una immissione di liquidità sul mercato comprando titoli di Stato dal mercato stesso. Quindi la BCE dà denaro a chi aveva titoli, compra questi titoli, mette denaro e così, diciamo, i mercati possono continuare a giocare. Quindi quella è stata una violenza, è stato un ricatto nei confronti della Banca Centrale Europea, che alla fine si è piegata. Ma in realtà poi alla fine tutto questo denaro dove è andato a finire? È andato a finire in speculazioni, abbiamo dovuto fare tutta una serie di politiche fiscali restrittive e adesso troviamo l'Europa che è in grande difficoltà, perché noi abbiamo passato 10 anni a partire dal 2012 con il Fiscal Compact, siamo arrivati al 2000 e alla fine del 2019 con il più basso tasso di crescita mai registrato dall'Italia, penso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con anche un bassissimo deficit, eravamo arrivati all'1,4%, quindi veramente un sacrificio enorme, che però insomma sostanzialmente coadiuvato dall'abbassamento dei tassi di interesse per via appunto dell'intervento della Banca Centrale Europea, e tutto questo sacrificio in realtà ce lo siamo giocato nel giro di 2 anni, perché fra il deficit fatto per via della pandemia, adesso il deficit che deriva dal PNRR, quindi da questi investimenti per la transizione ecologica e tecnologica, noi ci troviamo un'altra volta con un PIL che non cresce e un debito gigantesco. E vabbè, allora io smetto, perché insomma evidentemente è così, rimango un po' così, mi rimane un dubbio, non riesco a capire bene fino in fondo. Io ho una mia idea, cioè che le cose si fanno perché si fa riferimento ad una scena, ad una logica, ad un impianto teorico, no? Se c'è qualcuno che fa delle cose che non corrispondono ad una logica difendibile, lo fa per interesse. Poi o lo fa per interesse diretto, oppure lo fa per interesse di chi ce lo tiene, di chi ce l'ha messo. È una semplificazione, però purtroppo questo va un po' detto. Allora, qua che ci dice la signora Jean-Jacques? Debito truffa perpetrato sulla nazione, Bibbia, Levitico, capitolo 25, verso 37. Ah, che meraviglia, stanno portando le nazioni al baratro, i banchieri si sono spostati a Shanghai. Ecco, questo io non lo so, l'Europa la porteranno al baratro, chi si arroga il diritto della moneta? E qua dice sempre gli ebrei, considerando i popoli Gohim, si burleranno dei re stessi. Ma che ne dici di questa commentone? Allora, quello che c'è di vero è che noi, parlo dell'Italia, dal 1992 siamo stati messi a regime, siamo stati messi a dieta stretta.
Questo voleva dire che per risanare il debito pubblico, quindi fare scendere il rapporto fra il debito e il PIL, avevamo come soluzioni due attività. La prima era quello di ridurre la spesa in maniera tale che ci indebitassimo solo per una quota degli interessi e dall'altra parte avere un po' più di inflazione per aumentare il denominatore di questa frazione. Quindi nel corso di 20 anni, dal 92 fino al 2012, noi abbiamo fatto una politica veramente severa e di restrizione. Con questa politica severa e di restrizione noi abbiamo avuto una bassa crescita per un motivo semplicissimo. L'Italia si è indebitata sempre solo per pagare una quota degli interessi. Quindi il nostro debito non è un debito perché spendiamo troppo, ma perché dobbiamo pagare degli interessi. Questi interessi sono talmente elevati che non riusciamo a spesarli sopra le tasse, ma dobbiamo fare un nuovo debito per pagare una quota degli interessi. Questo vuol dire che le tasse non sono mai ritornate in tasca ai cittadini attraverso la spesa pubblica, ma sono andati a finanziare la rendita. Questa è la verità. Perché l'Italia non cresce? Perché i soldi che gli italiani mettono con le tasse non vengono restituiti all'economia, vengono dati per pagare il debito. Quindi il debito è un fatto oggettivo, non è un fatto casuale. Il debito è un fatto oggettivo. I tassi di interesse sono elevati, siccome l'Italia ha un alto volume di debito, devo pagare degli alti tassi, e questo è quello che ha portato l'Italia a pagare alla rendita finanziaria una quantità immensa di risorse. In 20 anni abbiamo pagato come dire, una quantità di risorse che equivale al PIL di un anno, e quindi non può crescere un'economia quando noi leviamo denaro dall'economia reale e lo diamo al sistema finanziario, alla rendita. In questi termini la signora che scriveva ha perfettamente ragione. Poi è intervenuta effettivamente la BCE e ha abbassato i tassi, ma anziché abbassare i tassi di tutti i paesi, anche di quelli che non avevano bisogno, dovevano aiutare i paesi messi in difficoltà. Vedi Glauco, il punto è uno solo. Che noi dobbiamo essere, io cerco di essere molto molto razionale nelle mie spiegazioni. Se noi abbiamo un sistema senza regole, per cui gli stati fanno come vogliono, allora è giusto che il mercato agisca, che il mercato usi la clava per punire i paesi che si comportano male, perché spendono troppo, perché hanno delle finanze in disordine. Ma se noi dal 92 rispettiamo tutti quelli che sono le regole del trattato di Maastricht e poi dopo ci siamo uniformati a quelli che sono i criteri, i principi, i vincoli del Fiscal Compact, allora non bisogna penalizzare gli stati anche con la speculazione. Cioè, se lo Stato rispetta delle regole che ci siamo dati a livello di Unione Europea, prima con Maastricht e poi con il Fiscal Compact, dobbiamo fare in maniera tale che questi Stati siano coperti dalla speculazione. Non possiamo dargli le mazzate con il Fiscal Compact e le mazzate del mercato. Questo è quello che non funziona nel sistema europeo. Che rispettare le regole come la rispettate sempre l'Italia non l'ha messa al coperto dalla speculazione, perché si dice che l'Italia è un paese a rischio, e allora se è un paese a rischio è inutile rispettare le regole. No, ma io capisco e direi anche farei anche un passo in più e magari passiamo a un altro argomento. A me sembra, no? Insomma, anche ai nostri spettatori, l'abbiamo visto più volte anche in altre occasioni, che la cosa è riassumibile nel fatto che chi paga le campagne elettorali ai politici, diciamo, e chi poi fa in modo che vadano a prendere nelle stanze dei bottoni, sono gli speculatori.
i quali, dopo che l'hanno mandato nelle stanze dei bottoni, pretendono che questi facciano delle cose che agevolino la speculazione. O no? Così è, amico è mio. Così. Infatti, no. Questo che. Allora, infatti questo. Capolinea. Allora, per tornare a questi mesi, se gli Stati Uniti aumentano i tassi di interesse e la BCE non si muove, i capitali lasciano l'euro, vanno sul dollaro, l'euro si svaluta e noi abbiamo degli extra costi proprio per il fatto che l'euro si svaluta. Allora io mi chiedo, ma la BCE che cosa aspetta per evitare che le economie europee abbiano questo danno ulteriore? Quindi non solo aumentano i prezzi dell'energia, i prezzi delle materie prime, ma in più, siccome li dobbiamo pagare in dollari e l'euro si svaluta, li paghiamo il 20% in più. Cosa aspetta la BCE? E tu puoi pensare che lo strumento sia quello di aumentare i tassi di interesse? Aumentare i tassi di interesse rispetto a un'inflazione importata non ha nessunissimo vantaggio, ma solamente come conseguenza quello di far aumentare i costi del debito pubblico, i costi di finanziamento delle imprese e fare fallire e gli stati e le imprese. La BCE avrebbe dovuto rinegoziare gli accordi di swap, quindi gli accordi di scambio con la Fed, avrebbe dovuto forse mostrare i denti, ma forse i denti non ce l'ha. Avrebbe dovuto mostrare le unghie, ma forse le unghie non ce l'ha. Avrebbe dovuto vendere i dollari, cioè se qualcuno vuole andare sul dollaro, tutte queste riserve che hanno le banche centrali europee a che cosa servono? A dire che siamo ricchi? Allora, uno vuole andare via dall'euro, benissimo, diamogli i dollari, allora, che abbiamo in tasca. Una domanda che non t'ho mai fatto, perché secondo me è una domanda ostile, poi potrei spiegare i motivi, nel senso che mette veramente in brutta difficoltà l'interlocutore, ma secondo te noi staremmo meglio se uscissimo dall'euro? Ma guarda, io penso che sarà l'euro che imploderà fra breve, perché in realtà è un sistema senza protezione, non protegge gli stati, non protegge neanche se stesso. Cioè, se noi, come dire, assistiamo senza, inebetiti a questo scivolamento dell'euro, è chiaro che un po' alla volta tutti abbandoneranno l'euro, perché vedono che è una moneta senza nessuna difesa. Il punto è che si organizza un'azione, una strategia, per dire, allora, attenzione, noi non tollereremo più che ci siano dei differenziali in materia di spread, e perché se noi andiamo avanti, come dire, chiudendo gli occhi, fra un po', oggi guardavo lo spread del titolo italiano a 10 anni rispetto al Bund, è arrivato a 200 punti base, cioè al 2%. Cioè, noi non ci rendiamo conto che tutto questo ha delle ricadute sui bilanci bancari, sui costi di finanziamento del debito pubblico. Guido, qualcuno se ne rende conto, sono pochi, però c'è qualcuno che se ne rende conto, però siamo abbastanza impotenti quelli che se ne rendono conto. Ti faccio un'altra domanda, sempre amichevole, voglio dire, semplifichiamo, perché qua la descrizione oramai ha assunto, insomma, una certa chiarezza, ma ci dici 3 nomi di europei che secondo te sarebbero in grado, vogliono, hanno facoltà di difendere? Perché qua sembra che tutti quanti siano lì a svendere l'Europa. Chi sarebbero quelli che potrebbero difendere? È una bella domanda questa. Guarda, i nomi ce l'ho, ma non voglio fare un cattivo servizio delle persone che stimo. Perché le persone brave, no? Persone capaci ci sono, no? Il problema è che vengono killerate, e tu l'hai visto, il professor Savona, appena, come dire, è stato
candidato a fare il ministro del tesoro, oddio, oddio, ma perché? Perché è una persona che, come dire, non ha certo, come dire, paura di dire che cosa va fatto, come va fatto. E quando lui parla di un piano B, ma è ovvio che in questo momento tutti i banchieri centrali devono avere in testa che cosa può succedere. Per tornare ai giorni nostri, allora, io faccio sempre dei richiami storici per un solo motivo, perché l'economia non è una scienza matematica, è, diciamo, la correlazione fra attività umane, attività economica, attività finanziaria, attività che risentono anche delle congiunture politiche. Nel pomeriggio, proprio in vista di questo incontro con te, di cui ti ringrazio ancora, mi sono andato a vedere che cosa è successo nel 1914. Perché, vedi, c'è un saggio che dice che poi la debolezza della sterlina fu il socio occulto dello scoccare della Prima Guerra Mondiale. Non c'è dubbio, Glauco, che in questo momento il dollaro è una moneta in difficoltà. Perché è vero che è la più grande moneta, perché dietro la più grande economia del pianeta, più grande esercito, più grande apparato nucleare e così via, è anche la moneta di un paese che ha un debito estero netto fantastico di 17 mila miliardi di dollari. È un paese che ogni anno deve chiedere al mercato 800 e più miliardi di dollari per poter mangiare, perché in realtà mangia e consuma a debito e qualcuno questo debito glielo deve comprare. È chiaro che sono tutti pronti a comprare il debito americano, non solo perché rende, ma perché in realtà noi, parlo degli occidentali ma anche i cinesi, fa comodo vendere agli americani perché sono il compratore di ultima istanza. Cioè, se le macchinine, le gonnelline, gli ombrellini, le biciclette e tutto il resto, i fuochi d'artificio, non li compra l'America, chi li compra? Li compra a debito nella sua stessa valuta, ma in questa maniera fanno girare le fabbriche, fanno lavorare un bel po' di operai in giro per il mondo. Quindi la forza dell'America è quella di essere il più grande compratore, e un compratore che ha il privilegio di indebitarsi nella sua stessa valuta, ma in questa maniera diventa sempre più debitore nei confronti del resto del mondo, e quindi per attirare questo risparmio deve tirare sui tassi. Ma è una follia, perché nella misura in cui il dollaro diventa così forte, è più vantaggioso per gli americani comprare all'estero piuttosto che comprare all'interno, proprio perché il dollaro, rafforzandosi, ha più leva rispetto a monete più deboli come l'euro. Quindi se l'euro si svaluta del 20%, le merci europee costano il 20% in meno per un americano, che quindi ha più vantaggio a comprare le merci europee che quelle interne. Quindi è un sistema che sta andando verso la catastrofe, ed è per questo che io faccio il richiamo con il 1914. Anche in quel periodo, e l'ultima fase dell'Ottocento e il primo quindicennio del Novecento vedono l'indebolimento continuo della sterlina, e quindi la crisi che noi stiamo vedendo è una crisi del dollaro, perché l'economia americana, come ti ricordi abbiamo raccontato nell'incontro di aprile scorso, non è in grado di pagare le importazioni con le sue esportazioni. Quindi c'è questo difetto ormai strutturale dell'economia americana che, non essendo risolto, la costringe a indebitarsi, e quindi, come dire, a creare uno squilibrio continuo nel sistema monetario e finanziario mondiale. E qui, aspetta, io volevo, inevitabilmente compare Mr. Rublo. Vediamo perché inevitabilmente. Perché tu ci hai descritto una scena che io in sintesi, insomma,
dico, il dollaro si tiene in piedi perché ricatta il resto del pianeta, e lo ricatta in tanti modi, dicendo intanto comprate le materie prime in dollari, quindi dal 1971 lo fa, quindi costringendo le banche centrali a tenere sempre in pancia quantità molto alte di dollari, e a giustificare che quelli che sono dei pezzi di carta in realtà diventano degli strumenti di cambio indispensabili. Però se qualcuno, come hanno già fatto i cinesi, gli iraniani e oggi con grande vigore i russi, dice al mondo mi dovete pagare in rubli invece che in dollari, tu mi hai spiegato prima, ma insomma lo sa, è evidente, si crea una domanda di rubli e si crea un ennesimo scompenso, cioè che mette in discussione ulteriormente il ruolo del dollaro, cioè è un atto di belligeranza, diciamoci la verità. Ma il rublo sta salendo, e allora forse alla Fed questo non deve preoccupare solo la Fed, poi deve preoccupare un po' tutti, perché se continua a salire il dollaro e i suoi sostenitori saranno costretti a diventare sempre più aggressivi per difendere il primato che è in discussione, o no? Guarda, il rublo si apprezza solo perché è la banca centrale russa che stabilisce quanti rubli emettere in cambio di un euro piuttosto che un dollaro, perché lei che li stampa i rubli. Quindi è lei che decide qual è il tasso di cambio. Siccome ha creato una domanda fittizia, ha creato una domanda ulteriore, nuova, di rubli che prima non c'era, perché, ti dicevo, gli esportatori prima si tenevano i loro dollari e i loro euro, li impiegavano dove volevano. Stavolta sono costretti a convertire la moneta occidentale nella moneta interna russa, e quindi per forza di cose, essendoci questa nuova domanda, è la banca centrale russa che decide qual è il tasso di cambio. Ma il punto non è tanto il tasso di cambio del rublo, che serve alla Russia anche per avere un potenziale nel momento in cui usa questi rubli per i rapporti con l'India, piuttosto che con l'Iran, piuttosto che con la Cina, perché è chiaro che questo serve a rafforzare la leva monetaria e valutaria della Russia nei confronti dei paesi. Ma serve questa manovra soprattutto a creare un circuito monetario che nell'ambito dei BRICS comincia ad essere alternativo rispetto al sistema dollaro, in cui l'euro è solamente un paggetto, praticamente è un mini dollaro che fa quello che la Fed decide di fare. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un processo in cui all'interno delle economie mondiali si stanno creando due circuiti, uno che è quello classico dell'Occidente, che prende insieme appunto gli Stati Uniti, l'Europa occidentale e il Giappone. Cioè, poi vedi, Glauco, non c'è mai niente di nuovo nella storia, perché la Gran Bretagna utilizzava il Giappone per dare fastidio alla Russia, no? Per evitare che la Russia, dovendosi difendere dal Giappone, non insolentisse l'India e quindi avesse dei problemi a est piuttosto che andare a dare fastidio alla colonia britannica. Ma, e quindi quando si parla della trilateral, ma tutto sommato questi rapporti fra l'Inghilterra e il Giappone risalgono già ai primi del Novecento e anche prima. Cioè ci sono delle geometrie dal punto di vista degli equilibri mondiali che non sono mai cambiate. Quindi quando adesso noi vediamo che il Giappone si allinea alle misure di sanzione, quindi non è coinvolto nell'ambito di questo sistema dei BRICS, è perché ci sono dei rapporti che sono dei rapporti storici, dei rapporti che vanno nell'ambito del G7. Il G7 viene fatto proprio
coordinare dagli Stati Uniti con l'Europa e con il Giappone. E rispetto a questo coordinamento, gli altri paesi hanno fatto questo coordinamento che va sotto il nome di BRICS, dove c'è il Brasile, c'è la Russia, c'è l'India, c'è la Cina, c'è il Sudafrica e io aggiungerei anche in quest'ultimo periodo la Turchia e l'Iran. Cioè noi ci troviamo di fronte al, come dire, al risorgere dell'impero ottomano, perché volenti o nolenti, in realtà l'attività che sta compiendo la Turchia in questo periodo non è una, come dire, un'azione ostile nei confronti della Russia, perché l'impero ottomano, diciamo, fu utilizzato in funzione antirussa nella seconda parte dell'Ottocento e soprattutto era utilizzato proprio per chiudere il Bosforo in maniera tale che la flotta russa non potesse entrare nel Mediterraneo. Ma abbiamo visto che la destabilizzazione che è stata provocata da una serie di iniziative americane, non solo con le primavere arabe, ma poi anche con la guerra civile in Siria, che non si è conclusa con lo scotennamento del presidente Assad, che è rimasto in carica, e ha visto espandersi la presenza della Turchia e quella della Russia. Cioè noi ci troviamo di fronte a dei contesti imperiali che noi immaginavamo che fossero stati completamente sepolti, in realtà sepolti non sono. No, no, capisco, capisco, condivido e mi piace l'allargamento della scena anche ai turchi. A questo punto mi vengono in mente, per tornare qui da noi in casa, una domanda che qualcuno mi ha rivolto. Dice, vabbè, voi parlate del dollaro, l'euro, vabbè. Ma le altre monete che pure sono rimaste in qualche modo in piedi, come la lira sterlina o il franco svizzero, come se la passeranno in questa su futura stagione? Allora, il franco svizzero, la banca nazionale svizzera è il più grande fondo di investimenti che esiste al mondo. Al Perché mondo. chi compra franchi svizzeri vuole indietro franchi svizzeri. E la banca nazionale svizzera deve investire tutti i proventi di valuta straniera in asset in maniera tale che quando qualcuno chiede indietro il franco svizzero possa riavere altrettanto. Quindi la moneta svizzera è la moneta del più grande fondo di investimento attuale. Più grande di BlackRock. Com'è? È più grande di BlackRock. Ma guarda, non te lo so dire, basta andare a controllare. Allora, il punto è che quando uno vuole la moneta e conta su quella moneta, quindi ha una forza intrinseca in quanto tale. E la Banca Nazionale Svizzera non fa altro che, diciamo, investire i proventi di coloro che comprano i franchi svizzeri in asset che devono essere solidi. Cosa completamente diversa è la lira sterlina. Vedi, dal 1967 il governo britannico ha vietato alla City di fare operazioni in lire sterline. Questo perché la sterlina era già troppo piccola e troppo debole, no? Come economia e come struttura finanziaria per poter resistere alla speculazione. Quindi già dal 1967 che la City fa operazioni in tutte le valute del mondo tranne che in lire sterline. Quindi la lira sterlina è una moneta domestica che serve esclusivamente agli interessi dell'economia britannica. Ma dal punto di vista degli equilibri internazionali e come moneta di riserva è praticamente inesistente. E continua ad essere, diciamo, una grande moneta, ma la forza della City non risiede più nella sterlina, ma nella sua capacità di attrarre capitali da tutto il mondo e gestire
le monete di tutto il mondo, fare contratti in qualsiasi valuta, ma non in lira sterlina. L'ira sterlina ormai è una, diciamo, un token, una moneta assolutamente domestica, interna. Come il rublo, ecco, con tutto il rispetto. Però, per esempio, vedi, questa informazione è abbastanza rara, perché nessuno mai, cioè, il dibattito sulla sterlina, che peraltro c'è stato quando al tempo del grande negoziato di allontanamento, non dall'euro, ma insomma da euro, dall'Europa, doveva mettere in cantiere questo, chiarire. Ma guarda, ti racconto, non so se l'ho già raccontato. Allora, quando si parlava di moneta unica o moneta comune, si intendevano due cose completamente diverse. La moneta unica era effettivamente, come poi è stato, una moneta fisica che sostituiva ed ha sostituito le monete nazionali. La moneta comune era qualche cosa che si sarebbe aggiunto, come l'ECU, che era un'unità di conto, alle valute nazionali. Ora, chiedere alla Gran Bretagna di abbandonare la sterlina era una sciocchezza. Per quale motivo la Germania ha abbandonato il marco? Primo, perché era l'unica maniera per la Francia di togliersi di mezzo l'ingombrante politica monetaria della Bundesbank. E quindi l'accordo fra Mitterrand e Kohl fu: noi come francesi vi diamo l'assenso alla riunificazione, ma voi come tedeschi dovete cedere il marco. Peccato che l'euro poi ha incorporato come statuto monetario esattamente gli stessi contenuti del marco, quindi noi ci siamo venuti a trovare una costituzione monetaria che è la costituzione monetaria della Germania post seconda guerra mondiale, che impediva alla Bundesbank di finanziare lo Stato tedesco. Ma quello fu modo attraverso cui gli americani cercarono di impedire il riarmo da parte della Germania, il fatto che comunque la Bundesbank non potesse, al di là di quelli che erano gli accordi insomma, dell'armistizio, perché forse questo non è noto, ma la Germania non ha mai firmato nessun trattato di pace. Cioè, l'Italia ha firmato il trattato di pace, che è il trattato di Parigi, no? E ha pagato tutti, ha pagato pure la Russia sovietica, ha pagato la Grecia per l'invasione, ha pagato praticamente tutti. La Germania non ha mai fatto un trattato di pace. Cioè, attenzione, che la storia del dopoguerra è una storia curiosa, e tutti i debiti della Germania, quelli che erano stati contratti fra la prima e la seconda guerra mondiale, sono stati tutti condonati nel 53. Cioè, la Germania ha sempre avuto un grande aiuto da parte dell'Occidente, perché era il contrafforte rispetto alla Russia sovietica, rispetto al comunismo. Questa è la grande forza della Germania, il fatto che aveva finanziato la rivoluzione sovietica nel 17. Bene, ci stiamo avvicinando alla così, chiusura, quella ipotetica, ci abbiamo di qualche minuto. E abbiamo parlato un po' del dollaro, dell'euro. Ti dispiace se ti va di raccontarci lo stato dell'arte dell'euro digitale e anche del dollaro digitale? Poi ci sarebbe, insomma, dopo la spinta dello yuan digitale, le banche centrali si sono poste la questione: a che punto sono i grandi lavori? C'è un tema: il denaro come entra nell'economia? Il denaro entra nell'economia attraverso i cosiddetti canali. Allora, un canale è il canale estero. Quando io vendo una merce, incamero del denaro, una valuta straniera, e quindi, se io lo cambio o non lo cambio, comunque in un paese entra del denaro che prima non c'era.
ho esportato una merce, ho esportato un servizio, ho importato del denaro. Quindi il canale estero. Un secondo canale che è stato sterilizzato è il canale cosiddetto del tesoro. Quindi quando le banche centrali monetizzavano il debito e finanziavano direttamente i tesori dei paesi, ma adesso questo sistema dell'immissione della moneta attraverso il canale del tesoro è stato sostituito dai quantitative easing. Quindi praticamente le banche centrali indicano delle aste e chiedono ai soggetti che sono detentori di titoli di Stato qual è la migliore condizione che fanno per cedere questi titoli di Stato e danno in cambio a questi detentori, che possono essere dei privati, delle banche, dei fondi di investimento, delle assicurazioni, danno in cambio della moneta nuova. Quindi un secondo metodo per immettere moneta nel mercato è quello appunto dei quantitative easing. Il terzo meccanismo, che è quello storico, quello classico, quello che è stato adoperato dalla Banca d'Inghilterra sin dalla sua fondazione, è quello, diciamo, di prestare del denaro a fronte di garanzie alle altre banche. Quindi la banca centrale è la banca delle banche, è il prestatore di ultima istanza, e come le banche prestano denari ai cittadini, alle imprese e agli stati, ovviamente, così sono le banche centrali che prestano soldi alle banche centrali, alle altre banche. Cosa succede? Che questo meccanismo di immissione del denaro nelle economie fa sì che le banche centrali non siano in condizione di controllare la circolazione monetaria e ricorrono praticamente solo ai tassi di interesse per controllare i fenomeni inflattivi. Quindi alzano i tassi di interesse per ridurre l'attività economica, rendendo più chiaro l'indebitamento da parte di soggetti che hanno bisogno di prestiti, e quindi questa riduzione del tasso di attività economica riduce la circolazione monetaria, riduce praticamente riduce la quantità di moneta che è in circolazione, perché ogni volta che si prestano dei denari, questi denari vengono depositati presso altre banche e si crea questo sistema di circolazione di moneta bancaria. Quindi cos'è, diciamo, l'euro digitale, lo yuan digitale, la moneta bancaria da parte, diciamo, delle banche centrali digitale ufficiale? È il fatto che le banche centrali non prestano più il denaro per le transazioni fra un soggetto e l'altro, ma usano direttamente loro degli strumenti per far spostare il denaro da un soggetto all'altro. Quindi le banche centrali, se immettessero questa moneta digitale ufficiale, fanno loro da soggetto che scambia il denaro da un conto all'altro. Questo riduce di gran lunga l'attività di creazione di moneta da parte delle singole banche e quindi risolve quello che è stato chiamato il dilemma di Minsk, e cioè il fatto che le banche centrali, per un verso, devono assicurare la stabilità delle banche e quindi prestare alle banche del denaro per evitare che le banche non abbiano sufficiente liquidità di fronte alla richiesta da parte dei cittadini che vogliono ritornare in possesso dei propri depositi, e diciamo l'altra necessità, che è quella di controllare la quantità di denaro che c'è in circolazione. Questo è il dilemma delle banche centrali. Quindi devono assicurare la stabilità delle banche e quindi assicurare liquidità al sistema bancario perché possa rispondere alle richieste dei depositanti scusate, quando richiedono indietro del denaro, e quindi immettere nuova liquidità, e devono evitare, per altro verso, di immettere troppa liquidità, perché essendoci troppa liquidità si crea inflazione. Allora, nel momento in cui sono le banche centrali che gestiscono gli spostamenti di denaro da un conto all'altro, tutto questo, diciamo, dilemma svanisce,
e le banche non dovrebbero più fare movimenti a denaro, dei movimenti, degli spostamenti di denaro da un conto all'altro, ma dovrebbero fare solamente attività di prestito. Per essere ancora più chiaro, una volta i depositi in banca erano molto rari ed erano effettivamente dei depositi a risparmio. Man mano, con l'utilizzo degli assegni e poi adesso con tutti i sistemi di POS, banca elettronica e moneta elettronica, in realtà la gran parte dell'attività delle banche non è quella di credito, ma è quello dei movimenti del sistema dei pagamenti, perché spostano denaro da un conto ad un altro della stessa banca o di altre banche corrispondenti o anche naturalmente all'estero. Questo ha cambiato radicalmente la natura delle banche. Quindi le banche non si limitano soltanto ad erogare prestito, ma fanno soprattutto delle attività di pagamento. Allora, nella misura in cui le banche centrali facessero loro queste operazioni di pagamento da un soggetto all'altro, le banche avrebbero molto meno lavoro da fare, avrebbero molti meno introiti e farebbero solamente l'attività di credito. Quindi da essere delle banche che fanno moneta, sarebbero delle banche che fanno moneta e credito, sarebbero delle banche che fanno esclusivamente credito. Quindi noi metteremmo i nostri conti nelle banche solamente per il risparmio, non per la gestione dei pagamenti correnti, come succede anche oggi. Secondo qualcuno il sistema bancario sarebbe sottoposto quasi a un rischio di estinzione, diciamo, cioè perderebbero il potere che hanno detenuto per secoli. Ma certo, ma guarda che è proprio questo. Noi ci stiamo avvicinando a quello che è stata definita la fine dell'alchimia. Quindi il fatto che le banche ci assicurano che i nostri depositi sono a vista, mentre in realtà i nostri soldi sono stati prestati ad altri soggetti e soprattutto prestati su delle scadenze che non sono scadenze a vista, ma sono scadenze a lungo termine. Cioè, a fronte di depositi a vista, molto spesso le banche, o quasi sempre le banche, prestano del denaro per anni e addirittura per decenni. E nella misura in cui abbiamo scoraggiato con delle decisioni, guarda, veramente, io vorrei dire scemenziali, si può dire scemenziali in italiano? Sì, come no? Ecco, allora, delle misure, cioè abbiamo penalizzato la raccolta bancaria perché abbiamo detto che tutte i depositi a vista sono, diciamo, tutelati fino a 100.000 euro, ma gli investimenti in azioni bancarie e in obbligazioni sono invece soggetti a una penalizzazione nel caso di una difficoltà della banca a far tornare i conti. Quindi con il sistema del bail-in e quindi sul fatto che gli azionisti, gli obbligazionisti e poi i depositanti oltre i 100.000 euro rispondono della gestione bancaria, noi abbiamo fatto sì che le banche non abbiano più come polmone per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine il sistema delle obbligazioni bancarie. Le obbligazioni bancarie erano una maniera per avere una raccolta di medio e lungo termine per le banche, a cui fa fronte un impiego a medio e lungo termine. Quindi con questa decisione abbastanza scemenziale, le banche non hanno più quello strumento che assicurava loro una raccolta di medio e lungo termine e quindi una raccolta stabile. Cioè, vedi, Glauco, ogni errore se ne porta appresso in altri 10. Quello senza dubbio, lo so, però io che sto cercando di seguire questo dibattito sulla digital currency, la valuta digitale di Stato, sin dall'inizio, c'è una visione comunista dentro l'emissione di valuta digitale, o no? Ma no, non è un'emissione comunista. Il problema è che in questo mondo in cui la moneta che è stata immessa dalle banche
è una moneta ormai ingestibile e ingovernabile. È chiaro che le banche centrali stanno cercando di ritornare al governo della moneta. Centrale significa lo Stato. Ma no, non sono monete statali. No, guarda, allora, gli stati no, sono monete delle banche centrali. Le banche centrali hanno una giurisdizione, eh? Quindi noi possiamo dire che ogni Stato corrisponde a una banca centrale, ma le banche centrali sono sostanzialmente indipendenti dagli Stati. Questo è molto importante, però le banche centrali sono indipendenti dagli Stati in alcuni casi, in altri casi non sono indipendenti. In Cina la banca centrale non mi pare che sia, in Russia anche. Allora è chiaro che questa non è una domanda e non è neanche una provocazione, ma è ovvio che noi abbiamo dei sistemi in cui la moneta e il capitale sovrasta la struttura politica, la struttura della rappresentanza. In certi casi sì. E sistemi in cui la rappresentanza politica domina il capitale o vorrebbe dominare il capitale. Quello che voglio sottolineare, cercare di, è che noi abbiamo vissuto in Occidente, ma insomma in tutto il mondo, una lunga stagione in cui il capitale, quello che io chiamo i mercanti, come la grande casta antica dei mercanti, ha messo i bramini, cioè i politici e i visionari, li ha subordinati. Se adesso le banche centrali si riappropriano della facoltà di emettere valuta, denaro, dal niente, perché di questo sempre si tratta, cioè sulla base di facoltà e di fiducia, e li mettono in circolazione al di là delle banche, diciamo, d'affari e delle banche di risparmio e così via, c'è un cambio di stagione storica. Ma lo fanno per la sopravvivenza. Certo. Cioè, il problema è che, guarda, da metà degli anni Ottanta, con la cosiddetta Greenspan-Put, che cosa è successo? Che la Federal Reserve, tutte le volte che c'era una crisi, per sollevare le quotazioni sul mercato o per finanziare e recuperare quella situazione di crisi, immetteva dollari. Questa è diventata una pratica comune dopo la crisi del 2008 in America e con il QE anche europeo del 2013. Quando c'è stato questo discorso della pandemia, hanno ricominciato negli Stati Uniti e hanno fatto questo PEP in Europa da parte della BCE. Quindi le banche centrali, ormai quella che era, diciamo, un'eccezione da parte della Federal Reserve, hanno cominciato tutte quante a immettere quantità immense di denaro in circolazione. Questa quantità di denaro in circolazione è andato a favorire la ripresa dei listini azionari, tant'è che noi abbiamo avuto il paradosso che dopo 2 anni di pandemia con le economie reali al tracollo noi avevamo i massimi di quotazione su Wall Street e su Nasdaq. Cioè, proprio il contrasto, com'è possibile che dei valori azionari sono al massimo storico quando le economie sono, non ti dico al collasso, ma quasi. Vabbè, lì c'è una, chiaro che tutto questo male, ma comunque non lo so, andrebbe discussa, cioè gli stay home hanno trainato i listini, cioè tutte quelle grandi aziende che producono beni e servizi che giustificavano il lockdown, cioè Netflix, Amazon, Zoom, alla stessa Apple e così via, tutte quelle lì hanno trainato i listini. Finito il lockdown, boom, è cascato tutto. C'è anche quello, certo, c'è anche quello, ma in realtà sono tutti i listini che sono cresciuti. Questa è la prima giustificazione, la giustificazione è proprio quella di fronte. Poi sul retro sono successe tante altre cose che magari ci facciamo un'altra trasmissione. Io ti ringrazio, veramente ti ringrazio per la chiarezza con la quale riesci
ad affrontare questioni che nei secoli sono state vendute come grandi dogmi. Cioè, il denaro è un etrino, basta. Finanza, economia e valuta, poi basta, ci pensiamo noi. Invece Guido Salerno Aletta scioglie la Trinità e rende in qualche modo accessibile e intellegibile il ruolo di ogni soggetto. Questo lo dico io, sottoscrivo io e poi non c'è nessuno che mi può contraddire. Ecco. Senti, ti ringrazio Guido, ti auguro Grazie a buonanotte. voi, grazie a voi e buona serata ancora. Vuoi dirci qualcosa prima di lasciarci? Così. Buonasera perché io ancora devo cenare. Ciao, buonasera a Buona tutti. serata. Ciao, ciao.